Sperimentare poi il nostro prodotto con i bambini che sono in terapia con lui, con l'OMI struttura. Praticamente il sistema si occupa di fornire un ausilio a persone, in particolare ragazzi che possono andare dagli 8 ai 15-16 anni, per facilitare appunto la comunicazione con il mondo esterno, in quanto i ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico molto spesso si trovano in condizioni di non poter comunicare con il mondo esterno, in quanto hanno assenza di linguaggio, assenza di comunicazione. E quindi con il nostro strumento noi ci poniamo come obiettivo proprio andare a facilitare la vita a questi ragazzi. Quindi l'innovazione sposta la solidarietà, quindi questo è veramente molto meritevole, e per questo motivo che noi abbiamo tutt'altro a premiarti il presidente del Consiglio Comunale, Fabio Monfreda, che ti consegnerà il premio come futuro leader settore innovazione e tecnologia per le tue intuizioni e le tue scoperte. Spero che in un futuro farai ancora meglio, farai ancora di più. Se mi permetti una cosa, volevo ringraziare ancora di più l'organizzazione del SINO e voi per l'organizzazione di questo evento per un motivo in particolare. Questo tipo di eventi, soprattutto per noi giovani, sono una fonte di ispirazione senza eguale, perché vedere così tante persone che in ambiti diversi hanno raggiunto successi così importanti per noi è fonte di ispirazione in un territorio che molto spesso, soprattutto noi giovani, ogni giorno dobbiamo fare i conti con il TG che parla di crisi, le persone che intorno a noi un po' ci scoraggiano perché ci continuano a dire che non si trova lavoro. Quindi eventi come questo per noi sono, cioè parlo a nome penso della categoria di noi giovani, sono una fonte di ispirazione davvero davvero enorme. Quindi, e grazie. Per questo lo facciamo, perciò siamo onorati, per questo lo facciamo e perciò ci fa particolarmente piacere. Questo è il premio Innovazione e Tecnologia. Grazie.